Oggi il nostro pacificatore a Milano, la mia patria. Io, che sono l'autore del Trattato dei delitti e delle pene, non saprei proprio come risolvere il caso di Laura e Luca. No, aspetta. Ciao, ma come stai? Bene. Ivan, vieni tu al mio posto. Ma cosa pensi di Pellizza del Montero? Era figo, Ivan, vieni sotto, qui? pensavo, sì. Qui? Eccoci, parti da sotto. Oh, Ah, qua lo sai? Sì, ah, qua? No. Invio l'udienza al 12 febbraio 2019. Bravi, adesso la rifate perché no! sono stato. Aspetta il genitore, aspetta il genitore. Stanno arrivando. Arrivano. Ci sia tempo da perdere. Quello sicuramente sì. Va bene? Questa ragazza di gente, il pacificatore. No! No, hai capito? Scusa, ma devi parlare. Non porta a vedere. No, scusa, questa volta sarà buona, questa sarà buona. No, perché... No, aspetta, 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 dacci l'ok. Ah, era certamente, sicuramente. Ok. Sincera, puntuale, precisa. Iniziamo, ok? Ma più vicini noi o più vicini? Vai. Dai ragazzi, andiamo? Siete pronti? Aspetta, aspetta. Ok. Conoscete quest'opera? È il quarto stato. No, esatto. No, non è corretto. Quest'opera è La Fiumana Umana di Giuseppe Pellizza da Volpedo, risale a luglio del 1898. È un'opera con la quale l'autore intende rappresentare questa massa di gente, non rappresentandola come una natura morta, ma non mi ricordo come, però adesso lo leggo e sono in grado di dirvelo. Datemi qualche minuto, datemi dei minuti. Pausa. Ok. Allora, aspetta, vai un po' più dietro con la testa. Luca, spiegami meglio, cosa sta accadendo alla tua azienda? Scusa! C'ho un pezzo di testa anche te. No, non vi preoccupate, va bene. Io sembra che ho la barba. Dai, dai, Ivan, per favore. Scusatemi, mi dovete spiegare cosa c'entra tutto questo? Oggi abbiamo realizzato... Oh, non passa mai nessuno qua. Nessun problema. Qui si parla di me. Cioè, voi non avete capito
capito cos'è la drammaturgia. Ci ho occupato. Grazie Cesare. Andiamo.